Siamo al CNS, oggi si festeggia la festa della donna, l'abbiamo fatto con una colazione d'autore, con Paola Maugeira, ha scritto un libro meraviglioso dedicato ai grandi artisti incontrati negli ultimi 20 anni. Qual è il tuo rapporto con l'8 marzo, una ricorrenza che festeggi, pensi sia pleonastica, pletorica o ancora da portare avanti? Sicuramente da portare avanti, perché ci permette di ricordarci di una cosa che in realtà però dovremmo rimembrare tutti i giorni, e cioè non soltanto il valore della donna in quanto tale, ma nella società, nella famiglia, in tutto quello che fa. Quindi sono molto felice di essere qui oggi, perché uno dei miei obiettivi per i pro, ho appena compiuto 50 anni e questi 50, i prossimi 50 anni voglio assolutamente dedicarli a potenziare il femminile, perché mi rendo conto che troppe di noi rimaniamo incastrate, ingabbiate dentro degli schemi che in realtà dovremmo andare lì a scardinare uno ad uno. E quindi, siccome nella mia vita ho sempre cercato di farlo, non è un caso che sia l'unica donna che parla di rock in questo paese, in un mondo assolutamente di maschi. Ecco, questa stessa resistenza e resilienza che ho imparato in questi anni, adesso voglio portarla a tutte le donne da incontrare. Quindi oggi essere qui con voi in questo 8 marzo per me rappresenta davvero qualcosa di speciale. Quando hai scoperto il concetto di resilienza? L'ho scoperto tantissimi anni fa, in realtà, perché sono un'appassionata di un certo tipo di letture, e l'ho scoperto grazie a Boris Cyrulnik, che è questo neuropsichiatra naturalizzato francese. In realtà lui è stato il primo a parlare di resilienza, e poi grazie al fatto che ho una sorella che fa la psicologa e lavora per sviluppare le capacità e per sviluppare personale altamente specializzato in psicologia nei paesi più poveri, nei paesi meno abbienti. E quindi, come dire, è un termine che nonostante appartenesse prima al mondo metallurgico, perché in realtà chi conosce bene il mondo metallurgico sa che la resilienza è un termine prettamente di quell'ambito, poi è stato commutato dalle scienze sociali in America intorno agli anni 60 ed è lì finalmente arrivato anche in Italia, quindi direi una decina d'anni fa, e devo dirti che in questi anni, che sono stati belli ma anche difficili, mi ha molto aiutato. Hai incontrato tantissimi artisti, molte donne famose e importanti, sì, del rock. In una tua ipotetica playlist femminile? Sicuramente al primo posto metto Patti Smith, una donna, lei per esempio dice che la resilienza è una dote innata dentro ognuno di noi e che non dobbiamo dimenticarcela, anzi dobbiamo fare appello alla resilienza nel momento in cui ci troviamo in difficoltà. Lei è una donna meravigliosa che non si è mai piegata ai dettami di un marketing, devo dire anche abbastanza becero, che ci vuole tutti uguali, ma che ha sempre cercato di tirare fuori la sua particolarità. Ci riesce ancora oggi, l'ho vista in concerto, l'ho intervistata qualche mese fa, nonostante abbia superato i 70 anni, ha una potenza e è una dote resiliente davvero incredibile. Quindi sicuramente metterei al primo posto, perché ha dimostrato che cosa poteva significare essere una donna in quegli anni a New York, in cui si sviluppava tutto un certo tipo di scena musicale, ma soprattutto rappresenta cosa significa essere donna oggi nel mondo della musica, che non è così scontato. Come valuti il rock contemporaneo? Lo valuto bene, è ovvio che il rock contemporaneo inevitabilmente deve rifarsi a un determinato rock che non è più contemporaneo. Per esempio adesso tutti impazziscono per questi Greta Van Fleet, sono tre ragazzini che cantano esattamente come i Led Zeppelin, ed è interessante comunque scoprire che ovviamente loro si rifanno le Zeppelin, ma tante persone della nuova generazione non conoscono i Led Zeppelin, e quindi è giusto che abbiano i Led Zeppelin della loro generazione. Però secondo me ci sono anche tantissimi rockers, uno su tutti per esempio Dave Grohl, The Foo Fighters, ci sono tante band rock di persone che capiscono che se il rock significa poter sognare e poter far sì che tutti i ragazzini si tirino fuori da delle situazioni disagiate e possano imbracciare uno strumento, allora lì si può fare la differenza. E tanti rocker contemporanei stanno facendo questo lavoro, se vuoi, di educazione e anche di maieutica, come avrebbe detto Socrate. Quali sono secondo te le tre battaglie importanti da portare avanti per le donne in questo momento? Allora, sicuramente continuare a lottare per la parità di genere, che non mi sembra una cosa assolutamente da mettere in secondo piano, anzi oggi più che mai. La seconda è quella di sviluppare, secondo me, una capacità di autoironia e di leggerezza, che secondo me noi donne troppo spesso invece dimentichiamo e lasciamo da parte.
E la terza, il fatto di vederci belle per quello che siamo, belle comunque siamo, ma proprio anche sviluppare una sorta di bellezza interna, è una totale autonomia, perché io credo che poi alla base di tantissime situazioni sgradevoli e poco piacevoli ci sia questo bisogno dell'altro. Noi dobbiamo veramente sviluppare il desiderio dell'altro e non il bisogno. Allora, nel momento in cui diventiamo profondamente autonome e anche sorridenti e forti, ecco, sorridenti della nostra forza, e allora lì le cose possono sicuramente riequilibrarsi con l'essere maschile, dal quale non possiamo prescindere, ma che dobbiamo, secondo me, iniziare a rivalutare in un altro modo. Alcune canzoni, come alcuni testi, ti rimangono addosso come cicatrici, no? Perché segnano dei momenti, dei ricordi, certo, delle atmosfere. Quali sono le tue? Quali cicatrici ti sono rimaste addosso? Ma guarda, io in questo momento sono pazza, scatenata, ho ricominciato a suonare il basso, lo suonavo da ragazza e poi ho smesso e ho ricominciato appunto per i miei 50 anni un paio di mesi fa, e c'è un brano che in questo momento mi tira scema, come dicono gli adolescenti, che è Change the World di Eric Clapton, perché è un brano appunto che dice che se noi troviamo la forza dentro di noi possiamo veramente poi partecipare positivamente allo sviluppo del mondo come lo desideriamo. E quindi sicuramente è una di queste, ma c'è Pale Blue Eyes, The Velvet Underground, ci sono, per una come me, ci sono veramente migliaia e migliaia di brani, ancora People Have the Power di Patti Smith. Allora, ci sono veramente dei brani che considero quasi dei manifesti, Jealous Guy di John Lennon, ci sono delle canzoni appunto che considero dei manifesti e che sono di un'attualità, ma soprattutto che nei testi raccontano dei frammenti di vita quotidiana dalla quale secondo me non dobbiamo prescindere. Il tuo libro sta andando molto bene, prossimi progetti? Portare il libro, portare rock e resilienza in teatro, portare rock e resilienza in televisione, ma soprattutto fare quello che comincio oggi qui in maniera, se vuoi, ufficiale, andare a parlare di resilienza alle donne. Questo è un progetto che mi sta molto a cuore.